Ciao a tutti, sono Giulia e oggi ho un'altra proposta ganza per voi, ovvero seminare in inverno. Prima di iniziare, ricordatevi di seguirci su tutti i social, su Facebook, su Instagram, siamo anche su Spotify, su Twitter, un po' dove vi pare, e lasciatemi qualche commento sui video, che su Facebook sono tutti a commentare le peggio cose, ora siamo in pandemia, si annoiano, eh? Cosa intendo per seminare in inverno? Chi fa l'orto lo sa benissimo che ci sono delle specie che vanno seminate in inverno, in autunno, insomma ogni specie ha il suo giusto periodo di semina, quindi diranno, non è una novità seminare in inverno. Io mi riferisco a quelli che come me sono dei giardinieri d'appartamento e coltivano un po' così per diletto. Conosco ad esempio tanta gente che si mangia una pesca e con l'osso dice ah, quasi quasi ora lo semino e vediamo un po' cosa spunta fuori. Ne conosco diversi e lo faccio anche io. E questo è tutto bello finché si mangia la pesca, si mangia la bicocca, si mangia la fragola che escono fuori nel periodo giusto, sarebbe quello un po' più caldo, no? Ma se io volessi ad esempio seminare un arancio o un kiwi o una zucca che vengono fuori in autunno e inverno, allora in questo caso le opzioni sono due: o si raccoglie il seme, si fa asciugare e si mette da una parte per seminarlo poi in primavera, che secondo me ha senso fino a un certo punto, perché intanto rischi che marcisca il frattempo, rischi di dimenticartelo e poi io pazienza zero, quindi non lo faccio mai. Oppure si semina in inverno. La semina è una cosa che si fa di solito in primavera, quindi l'idea di farlo in inverno magari uno può rimanere un attimo in inverno, si può fare tranquillamente, perché se ci pensiamo la differenza tra primavera e inverno non è altro nella temperatura e nelle ore di sole, ma tutte le case sono dotate ormai di questo sofisticatissimo dispositivo che è il termosifone, per cui il calore si può subire con quello, e della luce del sole al seme gli importa assai, che sta sottoterra, non la vede nemmeno, quindi qual è il problema? Non c'è nessun problema. Tra l'altro, anche in primavera bisognerebbe seminare all'ombra, perché il sole, col suo calore, fa evaporare l'acqua. Siccome il seme ha bisogno di tanto umido, sarebbe sempre meglio metterli all'ombra i semi, anche perché, detto tra noi, finché non germinano, non fanno la prima coppia di foglie, non possono fare la fotosintesi, allora che gli serve? A niente. Per cui, cosa ci serve per seminare in inverno? Le stesse cose che ci servono per seminare in primavera: la terra, il vaso e il seme. E un termosifone. Per garantire il maggior successo alla nostra semina invernale, dobbiamo essere sicuri di dare al seme tanta umidità, ma non troppa perché sennò marcisce, e tanto calore. Poi, una parentesi a parte è sulla bontà del seme, perché io ora sto parlando di frutta che mangiamo, ma la frutta che frutta che dura, insomma, ma queste cose che compriamo magari al supermercato non è detto che abbiano i semi, intanto perché tipo gli aranci, almeno quelli che compro io, i semi ce ne hanno uno su cinque, le clementine proprio i semi non ce li hanno, quindi sono specie che sono state selezionate o sono sterili addirittura, quindi alle volte ti capita il seme ma non nasce niente, quindi la parte importante è quella di riselezionare il seme, quello in migliori condizioni, e poi non sperarci troppo, perché non è detto che il frutto che abbiamo mangiato sia un frutto effettivamente pensato poi per essere riseminato. Cosa seminiamo noi oggi di frutta invernale? L'arancio, la zucca, il kiwi e poi l'avocado, lasciati di là. Riguardo al kiwi, lo so che non è un frutto tipicamente italiano, questo è siciliano, questo viene dal nord, ma questo viene da tutt'altra parte. Però, in particolare, proprio questo kiwi viene in realtà da un'azienda che sta proprio qui nel Pisano. Quindi, in questa zona qui il kiwi cresce benissimo, sono buonissimi e io vi consiglio di piantarlo. Tra l'altro è un rampicante, quindi anche divertente, che è leggermente diverso, questo viene un albero, questo viene una cosa che rimane in terra, lui invece si arrampica, quindi io vi consiglio di provare perché è molto divertente. Non li discriminiamo, alla fine anche il caffè non viene dall'Italia, eppure la tradizione in Italia è enorme, quindi sì per il kiwi.
Allora, questi sono tutti semi di arancio, vedete che sono in condizioni diverse, ce ne sono alcuni che sono un po' più cicciotti, sembrano più in buona salute, e altri, tipo lui che addirittura c'è una parte nera, che non sembra tanto in forma, questo è piuttosto secco. Ecco, riguardo alla questione di selezionare il seme in modo da seminare quello che ha miglior riuscita, insomma maggior possibilità di germinare, in questo caso io lui non lo seminerei perché è nero, come pure non seminerei questo perché è veramente secchino, non mi sembra molto forma, quindi proverei con questi due che secondo me, insomma, a vista sembra che abbiano più chance di germinare. Questo è tutto quello che vi serve per seminare in inverno. Come vedete, questa parte è uguale a quella per seminare in primavera. Quindi terra, dentro vasetti piccoli. Io ho usato le scatoline della ricotta, insomma, i contenitori della ricotta. Voi potete usare quello che volete. Tra l'altro ho anche un video sui vasi che vi consiglio di andare a vedere, che ho precedentemente riempito di terra, questo per questioni di comodità perché sono in casa, così almeno non spargo la terra in giro. I semi, l'acqua, nello spruzzino, quando si semina non è mai indicato usare il innaffiatoio perché il flusso di acqua è troppo forte e rischia di spostarti i semi, quindi è meglio nebulizzarla. Lo stecchino mi serve per fare il buchino per i semi. E poi ci sono i gadgets per l'inverno, che sono un Tupperware o una scatola qualsiasi di plastica che abbia il tappo, tipo ad esempio anche il contenitore per i pomodori, quello che si, insomma, al supermercato ci vendono i pomodori, va benissimo, le scatole di cioccolatini, insomma quello che volete, e un sottopentola di sughero, perché noi poi il Tupperware lo metteremo sopra il termosifone, così la plastica non si fonde. Ok, allora abbiamo preparato i nostri tre vasetti, questo per il kiwi, questo per l'arancio e questo per la zucca. Per l'avocado tutta un'altra storia, si vedrà dopo. La regola è, e questa vale anche in primavera, che il seme si semina a una profondità che è uguale al suo spessore, quindi loro saranno coperte da un velo sottile di terra, loro saranno un po' più a fondo, e lo stesso vale per la zucca. Ok, allora partendo dal kiwi, io uso uno stecchino, ora per il kiwi che sono veramente piccoli è un po' superfluo, però anzi, guarda, facciamo prima, ce li schiaffiamo dentro direttamente, se riuscite a prenderli con le mani, perché sono minuscoli. Per prenderli dal frutto, ovviamente, beh, i semini del kiwi sono quelli neri, se lo tagliate in orizzontale basta uno stecchino e li potete tirare fuori. Ok, li ho messi e ora cerco di tapparli proprio con un velo di terra con lo stecchino, un velo proprio, perché sono minuscoli. Ok, e questi sono fatti. Per l'arancio il buco sarà un po' più profondo. Il seme c'ha un verso, la parte più a punta è da dove spunta fuori la germinazione, insomma, quindi questo va messo per così. Poi per carità si girano, da soli. Là! Per la zucca uguale, quindi ne ho preso uno solo, ma potete metterne quante volete. Pronti! Adesso dobbiamo solo bagnare parecchio, perché ai semi piace tantissimo l'acqua, piace l'umido più che altro, quindi bagniamo. Ora sto spruzzino non sta collaborando, però bagnate più che potete, deve essere bello umido e devono rimanere umidi per tutto il tempo che permangono dentro al Tupperware, che è idealmente finché non germina qualcosa, quindi finché non vedete il verde. Vabbè, fate finta che stia funzionando. Adesso che abbiamo seminato, non ci resta che prendere il contenitore, infilarci dentro i vasetti, chiudere il contenitore, vabbè non è necessario che sia ermetico, è un pochino, deve fare la condensa all'interno. E poi questo, tutto questo ambaradan lo schiacciamo sopra il termosifone. E qui finisce, tutto qua. Inizierete a vedere qualche risultato dopo un paio di settimane. In generale, poi ogni seme ci mette il suo tempo e qualche seme proprio non germina proprio, quindi se non viene niente non vi abbattete, non è colpa vostra, quasi sicuramente. Seminare l'avocado è una cosa semplicissima e che dà quasi sempre successo, a prova di principiante direi. Abbiamo bisogno solo di tre stecchini e una bottiglia di plastica tagliata a metà, che io ho già parzialmente riempito d'acqua. Estrarre il seme dell'avocado è estremamente semplice, basta tagliarlo.
questo è particolarmente grosso, e tirarlo fuori, cercando di non danneggiarlo. Diamo una pulitina. Potete lavarlo tranquillamente. E ora va infilzato con gli stecchini. Fate conto che la punta è da dove uscirà il verde e questa parte piatta è da dove usciranno le radici, che tra l'altro parzialmente sembra già che ci siano. State attenti a non inciderlo col coltello, come ho fatto io. Prendiamo gli stecchini e li infiliamo più o meno all'altezza della metà, però inclinati verso l'alto. Opla, è un po' duro, così. E lo facciamo in modo che stiano più o meno equidistanti tra loro. Opla, adesso mi si è rotto, ma non importa. Adesso prendiamo la nostra bottiglia tagliata e ci mettiamo il seme dell'avocado. Dobbiamo aggiungere dell'acqua, perché dovete fare in modo che un terzo del seme sia sempre coperto dall'acqua. Lo facciamo subito. Adesso dobbiamo solo aspettare che nasca la radice. Lo mettiamo sul termosifone col sottopentola. E gli cambiamo l'acqua più spesso possibile, almeno una volta al giorno, per due motivi. Uno, perché si possono formare delle alghe. Due, perché lui la beve e quindi il livello scenderà. Per quanto riguarda l'avocado, vi metto adesso delle foto di quello che mi si è sviluppato da un seme che ho seminato l'anno scorso, che adesso è alto più di 1,90 m, penso. Quindi sappiate che se fate il giochino dell'avocado, ci sta che l'anno dopo vi ritroviate con un albero, perché l'avocado cresce in quella maniera lì. Quindi vi metto un po' di foto in modo che possiate vedere il processo di crescita. E con questo si conclude il nostro video sulla semina in inverno. Spero che vi abbia dato degli spunti. Fatemi sapere se avete seminato qualcosa quest'inverno con un commento, invece che commentare su Facebook sotto il post della moschea Porta Lucca o della maggioranza di Conte. Voi commentate qui sotto. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!